Domanda, poi apriamo giustamente alle domande dal pubblico. Lei ha parlato, ha accennato prima, corruzione, appalti, voti di scambio che sono avvenuti anche in questa regione. Ci sono alcuni comuni di questa regione che sono stati interessati direttamente dalla infiltrazione mafiosa. Accenno ad alcuni nomi: Sedriano, che è stato il primo comune sciolto per mafia in Lombardia, accenno a Corsico, Buccinasco, Desio, Seregno più recente, dove la giunta è caduta non direttamente dovuta ai fatti, ma per una demissione del sindaco a seguito comunque di un'indagine specifica sul fenomeno riguardante appunto il territorio di Seregno. A Fino Mornasco si sono verificate situazioni simili. Lecco Val Madrera altrettanto, Lecco Val Madrera non in primo grado, dove era stata scartata l'ipotesi di associazione mafiosa da parte di un consigliere comunale di Lecco, che ha sfiorato anche, ma per altre accuse non, che riguardano l'infiltrazione mafiosa, il sindaco di Val Madrera poi dimessosi, mentre in appello è stata ribaltata la sentenza chiamando anche il consigliere comunale appunto di Lecco nella sfera della vicinanza all'associazione mafiosa. La domanda è questa: qual è il livello di coinvolgimento delle istituzioni, della politica? Quindi parliamo soprattutto di corruzione e come se ne esce da questo fenomeno che purtroppo è attestato. Abbiamo citato anche alcuni comuni che, o della nostra provincia o comunque qui vicini. L'avrei chiesto anche al prefetto, perché immagino sia una situazione preoccupante, e quindi al prefetto avrei voluto chiedere, lo chiedo alla dottoressa Dolci se vuole rispondere anche in questi termini, cosa possiamo consigliare ai comuni, quale. Visto che in sala ci sono comunque sindaci, amministratori, consiglieri comunali, quali attenzioni particolari rivolgere verso questo fenomeno? Intendo appalti, intendo esercizi pubblici, quelli un po' più a rischio che possono essere i bar, le discoteche, le videolotterie, i passaggi di proprietà, i prestanomi o. Ad esempio, una preoccupazione potrebbe venire, l'ho accennato prima, gli appalti dall'innalzamento della soglia che mi sembra sia in discussione in questi giorni al governo per non passare attraverso le gare nell'affidamento di appalti pubblici. Potrebbe essere un elemento di preoccupazione, ripeto, forse il prefetto sarebbe più è stato chiamato maggiormente in causa in quanto interlocutore dell'amministrazione, però voglio capire se anche dal punto di vista della magistratura c'è questo tipo di campanella di allarme, oltre ad averci magari specificato meglio qual è il livello di coinvolgimento quando parliamo appunto di anche sentenze andate in giudicato, corruzione, voto di scambio nella nostra regione. Dati complessivi che riguardano il nostro paese sul tema corruzione, evasione fiscale sono dati allarmanti. Banca d'Italia, quindi non un interlocutore qualunque, dice che il 10%, che le somme oggetto di riciclaggio corrispondono più o meno al 10% del PIL complessivo di questo paese. Pensate che enormità. Conto dei conti dice che i danni della corruzione nel nostro paese ammontano a circa 60 milioni di euro, anzi 60, scusate, miliardi di euro. Quindi un dato enorme. Corruzione che è un fenomeno che è radicalmente cambiato rispetto all'epoca di Tangentopoli. All'epoca di Tangentopoli la corruzione coinvolgeva i vertici dei partiti. Serviva preeminentemente a finanziare i partiti e a finanziare e a perpetuare un sistema che prevedeva una sorta di democrazia bloccata. Tutti sanno che con i soldi delle tangenti in parte si compravano le tessere e in questo modo controllavano i vertici del partito. Ora abbiamo due
due forme diverse di corruzione, una corruzione veramente spicciola a livello pubbliscolare, per cui pago il commesso perché porti la mia pratica più in evidenza a chi deve decidere, piuttosto che pago una piccola somma di denaro per avere l'occupazione di suolo pubblico in tempi ragionevoli, insomma una miriade di piccoli episodi di corruzione. Però ecco, il dato che è allarmante, che riguarda anche le nostre indagini in tema di criminalità organizzata, è che compaiono sempre più spesso delle vere e proprie associazioni a delinquere finalizzate a commettere reati contro la pubblica amministrazione, che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta, in cui si insinua anche la criminalità organizzata. Il tipico esempio è quello di Mafia Capitale, del cosiddetto mondo di mezzo. E sentiamo spesso parlare di comitato d'affari, critica, in passato si era usato il termine furbetti del quartierino. Ecco. In un contesto di questo tipo, in cui vi è proprio un centro di potere finalizzato a porre in essere una serie di atti corruttivi a 360 gradi, si inseriscono anche esponenti del crimine organizzato, che ovviamente beneficiano di questo sistema. Il beneficio quale può essere per loro? La possibilità di aggiudicarsi non gli appalti, perché sanno che comunque con i controlli antimafia avrebbero delle difficoltà, ma i subappalti attraverso il cosiddetto nolo a caldo, quindi macchinari e manodopera, nolo a freddo dei solo macchinari, fornitura di manodopera, quindi con sistemi che eludono i controlli antimafia. In più si consideri che spesso le società che fanno capo a soggetti appartenenti al crimine organizzato sono intestate a prestanome, ovvero abbiamo figure di imprenditori, ad esempio può essere l'uraio Maurizio, mio imputato nell'indagine Cerberus, l'uraio Maurizio, soggetto di origine lombarda, come si intuisce dal cognome, era titolare di una società dietro la quale si celavano gli interessi delle famiglie di Platizzi, di Cinasco, piuttosto che la Creiamo S.p.A., una società, pensate un po', con sede in Milano, via Monte Napoleone, in cui erano in parte soci occulti attraverso la partecipazione sociale sempre i platioti di Cinasco,